Segnaletica orizzontale scomparsa e buche che stanno diventando delle vere e proprie voragini. Sono queste le condizioni di via del collettore primario ad Ostia Antica. Le condizioni di questa strada sono un po', diciamo, quelle che sono di tutto il decimo municipio, se vogliamo dire meglio. Sono, guardate voi, insomma, ci sono delle buche, sono delle vere e proprie voragini. Non si può circolare tranquillamente con le macchine. Io ho dovuto cambiare diverse volte le ruote proprio per questo motivo, addirittura i cerchioni, perché è un continuo, ogni volta chiamare il carattrezzi, ogni volta appena fa una piccola pioggia, diciamo, le piccole toppe che vengono rimesse sono subito, saltano subito e non c'è la possibilità di circolare in tranquillità. Anche i pedoni sono in pericolo, vedete, non ci sta nulla. Qui via del collettore primario è una cosa ignobile. Io quando ci passo, perché vengo a trovare i miei, ogni volta mi sento a rischio, mi sento. Questa buca è molto pericolosa, eh? Altrimenti qui, nonostante che è pericolosa, ma c'è sbandamenti, due macchine parallele non c'entrano. E poi questa buca risiede su un passaggio pedonale, che praticamente le strisce non ci sono più, non ci sono più neanche lungo tutto il collettore primario. Mancherebbe anche la pallina del limite di velocità segnalando praticamente il passaggio pedonale. Naturalmente speriamo che le autorità ci ascoltino e faccia qualcosa. Questa buca peraltro si trova in un punto critico. Sì, praticamente questa è una buca che crea tanti problemi perché qui siamo davanti a un supermarket, a un market dove la gente va, entra e esce per fare la spesa e già più di una volta un signore anziano, tentando di attraversare la strada, le strisce non si vedono più, una macchina l'ha quasi sfiorato e lui è caduto all'interno della buca. Al di là di quello che è la pericolosità della buca, noi abbiamo un problema con le strisce pedonali perché sono state fatte già qualche anno fa e chiaramente adesso non sono più quasi visibili, diventa un problema per l'attraversamento di questa strada che comunque ha quattro ponticelli che collegano sia le abitazioni dall'altra parte del canale, sia le scuole e i giorni i bambini che quando vanno e vengono dalla scuola devono stare attenti a dove guardare perché le macchine sfrecciano a velocità impossibili. Oltre alla segnaletica orizzontale dovrebbe essere ripristinata anche quella verticale, peraltro questo segnale a terra rappresenta un ostacolo anche per i pedoni. Da Ostia Antica per Canale 10 Paolo Leone.